Stretta di mano tra Mazzone e Ventura, e per chi pensa a Cagliaritano quale nuovo allenatore Pelsinio, si tratta di un passaggio di consegne. Nel Bologna mancano Marocchi e Anderson, spazio a Maini e Kolivanov. Nel Cagliari non c'è Zanoncelli, mentre Muzzi è in panchina. Entrano Centurioni e Cavezzi con O'Neill che affianca Mbomà. Ed è subito Cagliari al quarto d'ora, lancio di Berretta per O'Neill in area che davanti a Antonioli non aggancia. Ma poco dopo lo stesso O'Neill approfitta di una bambola, Rinaldi Mangone entra in area e batte Antonioli. Al 19esimo Bologna 0, Cagliari 1. Rivediamo ingenuità di Rinaldi e Mangone, prontissimo O'Neill, piatto destro e gol. Insiste il Cagliari sempre con O'Neill, dentro da destro a fuori area, vola Antonioli e mette in angolo. Scambio Ingerson-Nervo, insiste l'ala bolognese, converge al centro, il traversone di sinistro per Signori, torsione e rete al 31esimo, Bologna 1, Cagliari 1. Rivediamo, bravissimo Signori a rubare il tempo al portiere avversario. Ma il Cagliari è alla ricerca dei punti salvezza e si riporta in area bolognese. Berretta per Mbomà, controllo e sinistro ciclonico sul palo alla destra di Antonioli. È il 34esimo, sempre Cagliari in chiusura. Macellari per O'Neill in area, per Mbomà, collisione con Paramatti, palla Macellari e sinistro vincente. Al 46esimo Cagliari ancora in vantaggio, Bologna 1, Cagliari 2. Rivediamo, ecco questa collisione Paramatti-Mbomà. E il sinistro di Macellari molto basso in rete. Passiamo alla ripresa, c'è solo il tempo per l'arbitro bolognino di annotare le presenze in campo di Eriberto e Binotto per Nervo e Maini, ed ecco Macellari in possesso di palla, controllo, manda in area, vuoto via e Mbomà scarica il sinistro in rete. Al primo della ripresa Bologna 1, Cagliari 3. Mbomà, eccolo lì, 3-1 per i Cagliari. Rivediamo il liscio di Bia, il controllo e il tiro vincente di Mbomà. E la partita vera termina qui. All'ottavo viene espulso Rinaldi per questo fallo di reazione su Vasari. Bologna 10. Poi cambi in serie, Muzzi per Mbomà, Zebinà per Grassadonia e Paganin per Bia, infortunato al polso destro. Azione di Kolivanov, palla Paramatti, sinistro e fuori. Poi Mazzone che parlotta a modo suo con il quarto uomo. Fontolan, intervento su Vasari da dietro e rosso anche per lui. È il 36esimo e il Bologna è il 9. E finisce l'incontro con lo stadio Dall'Ara che saluta così il proprio allenatore. E nell'amarezza della sconfitta una bella soddisfazione, almeno personale, per Carlo Mazzone.